Tabacci, leader di Centro Democratico, alleato del Partito Democratico e SEL. Allora, cura shock Tabacci? O ci serve un blitz, qualcosa di particolarmente forte, o invece passi d'alpino? Ma la cosa più scioccante sarebbe cominciare a riconoscere come sono andate le cose in questi anni e chiamarle col loro nome. Che Berlusconi e Maroni cerchino di far credere che la colpa è del professor Monti mi sembra una trovata, perché per quanto posso ricordare io con precisione delle date, ricordo che il film che parte nel 2008 ha avuto uno sviluppo del tutto diverso. La comunicazione di Berlusconi e del suo governo era che noi eravamo già fuori dalla crisi, che eravamo i più bravi in Europa, che il problema era psicologico, che bastava consumare di più e avremmo risolto i problemi. Ricordo l'appello Natale 2008, la finanziaria approvata in 9 minuti. Che bravi, campioni del mondo. Dopodiché le cose sono andate che nel 2011, a luglio, è stata sbagliata radicalmente la manovra e ha costretto a fare quelle figuracce di agosto che hanno fatto impennare lo spread, a proposito del quale il cavalier Berlusconi dice che lo spread non conta, non è una cosa rilevante. E quindi anche l'anticipo della manovra, del pareggio di bilancio, che originariamente era fissato per legge nel 2014, viene anticipato al 2013 perché la manovra di luglio era sbagliata. E in agosto, mentre gli italiani tentavano di andare in vacanza, questo governo si è inventato di tutto. Risultato pratico è che i mercati hanno detto Berlusconi non è credibile, ed era profondamente vero, perché quelle manovre non avevano nessuna copertura finanziaria, erano sbagliate in radice. E però il governo che è arrivato dopo ha dovuto anticipare il bilancio, il pareggio di bilancio al 2013, quindi anticiparlo di 12 mesi. E sia ben chiaro, non gliel'ha chiesto l'Europa. Non ci sono carte che dimostrino che l'Europa ha chiesto l'anticipo di bilancio. È una scelta che Berlusconi ha fatto, sbagliando ancora una volta. Dopodiché possiamo anche parlare di Monti. Non era nella lettera della BCE. No, non c'era quella. Quella del settembre, ma non c'era quella richiesta. No, la lettera del 5 agosto. Sì, sì, ma non c'è scritta quella cosa lì. Quella cosa lì origina l'11 di agosto, quando Tremonti viene alle commissioni di merito e annuncia che avrebbe anticipato la manovra. E la nostra credibilità era ai minimi termini in Europa, il 5 agosto del 2012. Ridevano tutti di noi. Onorevole Tabacci, andavo a memoria ma non mi sbagliavo, la richiesta di anticipare al 2013 il pareggio di bilancio è al punto 2A della lettera della BCE. No, non è così. E come non è così? È sbagliata la lettera. Permetta di leggere, scusi. Eccolo qua, 2A, pareggio di bilancio al 2013. Il governo italiano ha scelto di andare al 2014, non è sufficiente, allora, il governo italiano di fare immediatamente queste cose, quindi anticipare il bilancio al 2013. Mi permetto di dirle sommessamente. La pignoleria di Vespa ancora una volta. Mi permetto di dirle sommessamente che è il ministro Tremonti che va l'11 di agosto in commissione sempre bilancio e anticipa quella decisione. Che la cosa vuol dire che c'è una lettera? Agosto. Ma non è l'ordine questo. Cosa vuol dire che questa lettera stabilisce l'ordine per il governo italiano? Certo, ma non varrà ovviamente mica. No, vabbè, questa è firmata da Mario Draghi e Jean-Claude Trichet. E cosa vuol dire? È l'Europa che dà questo ordine? Non è così. Quindi secondo lei doveva disobbedire? È il governo italiano che è venuto in commissione bilancio a spiegare che anticipava la manovra. È così vero che poiché la manovra non era consistente e i mercati finanziari invece di apprezzarla hanno fatto scattare lo spread alle stelle. Quindi non è un problema di rispondere a questa lettera. Cerchiamo di non nasconderci dietro Draghi e Trichet. Il problema è il governo italiano che era arrivato al minimo della credibilità storica e che malgrado anticipi la manovra di bilancio, secondo me sbagliando, perché anticipa dei sacrifici senza dare il senso di una prospettiva, va a fondo. Quindi, al di là della lettera, questo non è il governo europeo. Scusi, se non l'avesse fatto, sarebbe detto che il governo italiano disattendeva appello della... Infatti, è Berlusconi che dice che lui ha saputo resistere alla Merkel mentre gli altri hanno piegato le gambe di fronte alla Merkel. Il risultato pratico è che lui ha anticipato il pareggio di bilancio al 2013 senza che l'Europa glielo chiedesse e ha fatto un buco nell'acqua perché le manovre economiche di agosto sono andate in tilt, non hanno dato risultati e lo spread è andato alle stelle. E mi scusi, ma il presidente Berlusconi che oggi dice, non è anti-Berlusconi, come può dire che lo spread non c'entra nulla?
Ma secondo lei, Maroni, le imprese lombarde sanno cos'è lo spread? Lo spread incide sul costo del lavoro, del denaro prestato alle famiglie e alle imprese. Anche il Comune di Milano, per i debiti che ha ereditato in larga parte, paga uno spread più elevato. Come lei ben si ricorderà. E parlo come persona informata di fare. Un secolo alla sinistra, se ci sarà ancora, dirà è colpa di Berlusconi e degli eredi di Berlusconi. Comunque, lei le sue responsabilità le ha come Lega, quindi... Ma di alleato. Ma io non credo comunque che un debito... Allora, Tabacci. Quando io le ho proposte queste cose nella legislatura passata, non ho mai avuto la fortuna di vedere una verifica parlamentare positiva. Avevo proposto solo di ridurre del 50% vogliamo parlare, scusa, del dimezzamento dei parlamentari, no, che abbiamo fatto con la devolution, li avete fatti nell'ambito di una riforma costituzionale che era impostata sulla devolution, cioè le vostre parole d'ordine, le vostre parole d'ordine che hanno portato a dei sostanziali disastri. Però tornando alla questione di Grillo, io penso che la rappresentanza parlamentare di cui il movimento disporrà sarà un elemento positivo e non negativo. I discorsi di Grillo sono uno spettacolo che riempie le piazze, ma dal punto di vista dei contenuti sono assolutamente allarmanti. Ma chi viene in Parlamento, secondo me, sarà poi costretto a misurarsi con la realtà del Paese, che è del tutto diversa. Esempio concreto. Ma ci rendiamo conto che neanche i greci vogliono tornare alla dracma? E i greci stanno peggio di noi, e quindi che senso ha sostenere la tesi che si può tornare alla lira? Poi lui un'altra proposta ha fatto, che non ha il coraggio di riprendere in sequenza, ma che dà il conto di qual è l'approccio. Dice: ma il 45% del debito italiano è in mano agli stranieri, sapete cosa facciamo? Diamogli una stangata, cioè invece di restituire i soldi ai sottoscrittori stranieri facciamo come gli argentini. Ma io dico, a parte che gli argentini gli ha portato male perché sarebbero costretti a darne un'altra di stangate perché la loro economia è andata a rotoli, ma il punto è questo: un paese come il nostro, povero di materie prime che trasforma e che dovrebbe fare dei prodotti con un carico di made in Italy positivo, ma dove andranno a vendere i prodotti italiani se avremo qui scritto che siamo degli stangatori, cioè delle persone che non hanno mantenuto i loro impegni? Quindi lui vuole uscire dall'euro e non pagare il debito. È una cosa totalmente ridicola. Mi auguro che i grillini che vengono in Parlamento si misurino con una realtà del tutto diversa. Tabacci. Ma come Centro Democratico sono molto interessato a questo genere di problematiche e sono un sincero estimatore del modello tedesco. Non solo per aver presieduto un consorzio di piccoli azionisti dipendenti che, diciamo, vorrebbe che anche in Italia si allargasse questo spazio. Il concetto che viene fuori dal servizio è che il lavoro non è in contrasto con l'impresa, il lavoratore non è in contrasto con l'imprenditore, anzi c'è una finalità che tende a convergere. Ma sarebbe quindi pazzesco se il lavoratore fosse, sì, no, sarebbe di incontrato una visione, con una visione ideologica, una visione di contrasto di classe permanente che ha portato anche fatalmente in questa direzione. Io penso che anche una rivoluzione interna al sindacato avrà come effetto quello di avvicinare le parti che sono in causa, e quindi il modello tedesco è un modello così superiore come riferimento che quando alcuni anni fa si pose il problema di cosa fare dell'Alitalia, fecero una verifica all'interno della Lufthansa, dove c'è una presenza dei lavoratori piuttosto significativa anche nel gruppo dirigente. Certo, come in tutte le aziende grosse tedesche. Il risultato tedesco pratico è che Lufthansa diede un parere negativo, certo, ad un intervento in Alitalia. Perché non voleva mescolarsi con i sindacati italiani. Conoscevano bene i nostri interlocutori. Detto questo, io penso che, poiché il lavoro è una questione centrale, il futuro governo, che ovviamente mi auguro sia un governo di centro-sinistra a cui vorremmo dare un contributo importante, è quello di intervenire sul cuneo fiscale. E il discorso specifico che lei fa con riguardo ai nuovi occupati rientra all'interno di una impostazione di questa natura. Certamente bisogna trovare le coperture del caso, e questo comporta ad esempio il fatto che affrontare il nodo dell'economia sommersa, della dimensione dell'evasione fiscale è in qualche modo una priorità, perché non è giusto. Soltanto contributiva. Perché sapendo, no, ma io penso che le risorse vanno prese anche all'interno di un'analisi concreta dell'evasione fiscale. Noi non possiamo pensare
che le tasse le pagano solo una parte. Se vogliamo pagare di meno devono pagarle tutte. E attraverso questo recupero di risorse il primo impatto è di intervenire sul cuneo fiscale in modo che si riduca, anzi si metta subito materia prima nella domanda interna, perché se io lascio dei soldi in busta paga che finiscono in tasca dei lavoratori è un sostegno alla domanda. E d'altro canto il cuneo interviene anche sul fisco alle imprese e quindi restituisco competitività all'impresa, ottengo un doppio risultato. Io penso che questo possa essere la prima manovra che deve adottare il futuro governo di centrosinistra. Ma io sono rimasto molto colpito dal servizio per la compostezza di questa disperazione, perché, che fa riflettere ancora di più, perché invece di usare delle parole rabbiose, le parole erano intrise di una grande umanità e questo carica ancora più di responsabilità, perché questo scenario è uno scenario molto diffuso. Non è una specie di pensione di invalidità da giovane, esatto. Questa, cioè ora, una forma di assistenza così. Io penso che dal punto di vista legislativo non c'è dubbio che si tratta di affrontare il nodo della riforma degli ammortizzatori sociali o della formazione permanente, però il problema di fondo riguarda come rimettere in moto il Paese, perché i posti di lavoro non si possono fare per decreto, non c'è nessun provvedimento utile, ma è ciò di cui non abbiamo bisogno, perché immaginare che i posti di lavoro si creano attraverso un'iniezione diretta di denaro pubblico è fondamentalmente sbagliato. Il sistema deve riprendere a funzionare e per questo occorre fare invece delle iniezioni di capacità di concorrere, perché gli altri non è che si fermano. Quando dico gli altri paesi, non ci fanno sconti. Nei paesi vicini a noi non c'è solo il problema fiscale a cui ha fatto cenno prima Maroni, c'è il fatto che ad esempio nella vicina Serbia c'è uno stabilimento Fiat, hanno recentemente concluso un accordo di lavoro che prevede una paga di 350 euro al mese. Ora questo è un quarto di quello che può costare il lavoro negli altri stabilimenti italiani, quindi dovremmo veramente correre. Questo comporta il fatto che il sistema Italia deve riprendere efficienza e ha bisogno di una coralità, cioè il paese deve ristrutturarsi, non può pensare che attraverso le spaccature sociali, e dobbiamo mettere in campo quella cultura civica che era presente in Italia all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, va ricostruito moralmente il paese. Questa ricetta, e vedi che ritorna da dove è partito, i dazi e le quote, e quando vengono imposte da un paese come il nostro, che è un paese che esporta, richiama dazi e quote contro i nostri prodotti. L'Italia. È una cosa sbagliatissima, è l'impostazione che tu vuoi portare in Europa e che secondo me non ha nessuna praticabilità. Ma come mai non ti poni il problema che l'Occidente in questi 20 anni, finanziarizzando l'economia, ha continuato a vivere al di sopra delle sue possibilità stampando moneta? Perché tutto il discorso che c'è sui derivati è tutto un prodotto tossico che si è inserito nel corpo vivo dell'economia e non abbiamo neanche il conto di quanti siano in circolazione. È chiaro che tu al cittadino dell'Africa subsahariana non è che gli puoi raccontare che, che c'è il dumping sociale perché fanno lavorare i bambini. Non mi pare questo un ragionamento che abbia una sua praticabilità. No, è evidente che l'Occidente questo vale anche per la Cina. D'Africa, e quando Cina, i nostri Brasile, bambini morivano in Belgio nelle miniere, com'erano? Come mai eravamo così cattivi noi a mandare i nostri bambini a lavorare nelle miniere? È evidente che siamo in una fase nella quale le differenze, siamo diventati 7 miliardi, sono così cospicui tra diverse aree del mondo che bisogna puntare a un riequilibrio. Una volta la Lega diceva che bisogna sostenere gli investimenti là per evitare che ci sia una migrazione di massa. Ci siamo capiti perfettamente che tu vedi un pezzo del problema, non hai la capacità di guardarlo in fondo e quindi ne vedi solo una parte. Questo è sbagliato. Io vedo il problema che pongono le nostre imprese, di che cosa stiamo parlando? Sai benissimo di cosa stiamo parlando. Peccato che quando sostenevo queste tesi la Lega aveva opinioni radicalmente diverse. Ma sei ossessionato. Tu Maroni sai benissimo che l'estate dei furbetti del quartiere era il 2005. Io ho fatto spesso in solitario una battaglia
contro il governatore Fazio e contro, diciamo, un sistema bancario che era finito totalmente fuori controllo. Non dimentica, poi la Banca Anton Veneta vedo che porta male, perché ha portato male a Fiorani, che ha tentato di scalarla, sappiamo com'è finita, e ha portato male anche al Monte dei Paschi, che l'ha comprata a un prezzo maggiorato che non aveva nessuna credibilità, e in più ha sottoscritto un patto che non poteva neanche fare la due diligence per controllare quali erano i conti reali. Quello che posso dire, pazzesca, ma infatti veramente, quello che posso dire è che già quella banca si era impoverita con il primo tentativo di scalata, perché c'era stato un fuggi-fuggi generale. Ora, la questione è, la Banca d'Italia ieri per bocca del governatore ha sollevato il problema di un aumento delle... Probabilmente quello che servirebbe dire è che di dare alla Banca d'Italia la possibilità di rimuovere gli amministratori. Questo mi sembra un elemento giusto quando si trovano dei riscontri molto positivi. Però qui siamo di fronte probabilmente ad un ostacolo dell'attività di vigilanza. Quindi la magistratura faccia il suo corso, sono d'accordo con Maroni, lo faccia senza guardare in faccia a nessuno. Perché è chiaro che se sono state compiute delle azioni e poi queste azioni contrattuali o meno sono state chiuse in cassaforte e per trovarle i nuovi amministratori hanno impiegato 6 mesi, è evidente che qui siamo di fronte a un fatto che non c'entra nulla con la copertura politica, è un fatto di una gravità totale che impone che la magistratura faccia il suo corso e non guardi in faccia a nessuno.